Buonasera a tutti ragazzi, sono Luigi Onaraco, se preferite bentornati su Don Zero Can Battle. Video per festeggiare i miei 1000 giorni, che uscirà dopo i 1000 giorni naturalmente, ovvero Run, ignorantissima Team Fuller. Avete presente l'ignoranza pura? Ecco, questo è un team che non gira, fa cagare come idea di base, ma potevo non portarlo solo per divertirci? Assolutamente no, non l'avrei mai dovuto portare questo team, però divertiamoci per una volta, facciamo una run che non è con i perfect team, non è con i team studiati, ma è fatta unicamente per vedere un team di quelli ignoranti al massimo far danno. Ci ho buttato dentro LR senza un vero senso, senza una vera logicità, go nell'R, go quell'R, non in Super Saiyan 3 per ovvi motivi. Rose e Masu, giusto per avere anche un'altra legge degli HP, il duo del doppi per avere qualche trasformazione, dato che comunque il team dovrebbe fare abbastanza cagare. E Vegeta LR, perché cavolo, è free to play, buttiamocela dentro. Ah ragazzi, questa run sarà davvero, spero, divertente. Manca ancora un team che dovrò fare seriamente per le nostre rush. Non è annunciato nessun fest per il 19, quindi me la posso prendere ancora comoda per il best full power, per in quanto dai calcoli ne è uscito uno. A me ragazzi, il day one in cui è uscito Goku Super Saiyan 4. Però vorrei sentire anche dai pareri di qualcuno che reputo saperne più di me cosa ne pensa, quindi vorrei tanto vedere un post di Mobile o di qualcun altro riguardo quel team, perché se davvero la versione migliore è quella che ho trovato io insieme ad Andrea, siamo davanti davvero a un team del cavolo. Intanto vedete come le 18 key saranno un optional molto spesso, ma anche i danni subiti. Vai Vegeta full ability, messo perché vabbè tutto, però un po' di velocità anche nella run la voglio, è un 20 di critico LR sempre comodo. Devo mettere Trunks, però non esageriamo, dai, quelle anche ability 2. Minchia i danni con quarto. Io sono come al solito alla stazione del treno, ragazzi. Sarà davvero una di quelle run in cui mi divertirò. Naturalmente, se mai volete creare un team davvero simile, metteteci Tarless in mezzo. Quei tre key sono una manna dal cielo. Io non ce l'ho voluto mettere soltanto per rimanere fedele all'idea di fare un team becero che se ne fotte di tutto e di tutti, incentrato solo e puramente sul divertimento, anche se so che alla fin fine questa sarà una run che non insegnerà un emerito nulla a nessuno, perché lanceremo pochissime 18 key e magari ci metteremo anche una vita, però è divertente. Avrei voluto fare il team serio, probabilmente avrei giocato doppio Goku, Vegeta, Goku Super Saiyan 3 LR, Tarless, Tarless, poi dovrei vedere quale altre, Vegeta LR, quello STR, non quello INT, e poi dovrei vedere per le ultime due posizioni, no, per l'ultima posizione, scusate, dovrei vedere un attimino, probabilmente forse non avrei messo, o avrei messo Ginyu LR fisico per avere un altro più 3 key, o non so. Però ragazzi, l'ho detto, voglio divertirmi. Per una volta voglio divertirmi fregandomene del meta dell'altro. Sono a 1000 giorni, ho trovato finalmente tra le mani un PG che per molti è un'utopia. E anche per me, se ripenso a quando ho iniziato Dokkan, figuriamoci se pensavo, uno, di aprire un canale, due, di arrivare a 1000 giorni di gioco. Figuriamoci. E comunque Vegeta LR qua anche per Omega, spero che mi rompe la marea come fight, almeno giocarmi il 3x di STR potrebbe farlo implodere molto male.
Poi ho notato nei commenti su Instagram che una marea di voi mi aveva chiesto di fare dei team e portarlo per pura ignoranza, quindi anche un po' per ringraziarvi di avermi aiutato a raggiungere questi 1000 giorni, il minimo era fare un video simile, altrimenti oggi sarebbe uscito il Full Power, che probabilmente a sto punto, salvo V-Jump, cosa molto probabile vi dico, arriverà domani come video. Ecco, domani o arriva il Full Power o arriva V-Jump, direi. Poi da domani ho anche la Treasure di OPTC, senza nessun PG, che da bonus, fantastico. Però ho trovato Gold Tesoro, dopo 2 mesi che è uscito. Avevo tutto il suo team da tipo secoli. Ah, ma io è sempre così, quando pullo per una Legend trovo tutto il suo team, poi forse trovo la Legend. Ancora sto giocando Doff e V2, che avrei qualsiasi team con cui lui può giocare, qualsiasi penso. Oh, godiamoci. Ah. Ci sto mettendo una vita a fare anche questo evento, però mi sto divertendo. Perché uno di quei team che davvero posso dare in auto. Fosse l'automatico, non so quanti anni mi fa, mi farà 100.000 danni. Neanche. 666? Mizzica! Oh, vabbè, questo è uno di quei team che puoi andare in maniera davvero senza pensare, perché tanto hai la recovery quasi ogni turno. No, hai la recovery ogni turno, perché io il PG che faccio ruotare sono i due Goku e Rosemasu. Che non l'ho fatto neanche intenzionalmente a crearmi un team che avesse quel PG, ma riesco ad avere una recovery ogni dannatissimo turno. Mica poco. Osemaso ability 1, naturalmente, unico pullabile ad ability in questo team. Per quelli che continuano a dire Ago nell'R top DPS del mondo, fatevi un pochino i conti, non è proprio così, eh. Tutti sono bravi se fanno la nuke a dire Ago nell'R mega top del mondo. Fatevi un evento in 5 fasi con la nuke, non è proprio funzionantissimo, eh. Bravo Gohan. Però sì, è sottinteso, se esistesse un team 170% con Guan LR, Goku Super Saiyan 3 LR, salutaci, cioè. Almeno penso, da calcoli mentali che mi posso fare adesso, quello là è poco ma scontato. Non esiste però, quindi inutile parlare del vuoto. Quando esisterà, vedremo. Probabilmente esisterà quando Goku Super Saiyan 3 LR andrà in un team 250%. Equilibrio, ragazzi, è inutile parlare di futuri improbabili, perché tanto il gioco, per quanto possa sembrare assurdo come frase, io la reputo assurda, ha un equilibrio sotto sotto, molto sotto sotto, infinitamente sotto sotto, ma ce l'ha. Ah, e dopo un secolo, quanto, 10 minuti tipo? Ma circa, abbiamo ucciso il primo dei boss. Ok, via verso Omega Sharon. Omega, Omega, no, ok. Perché ci penso esiste un LRGT, no? No. A memoria sono tutte di Dragon Ball Z oggi l'LR. Sì. O avvio Dragon Ball Z. Ah, qua proprio sofferenza, mi dicono. Inoltre questo video è anche utile a quel global per vedere, vabbè no, in realtà no, è utile a quel global per vedere la difficoltà nel lancio dei 18 chi, ma in realtà no, perché è un team fatto alla cavolo, anche se in realtà è tornato unico creato, linkare linkano, Radiato Warovina, Flash, i link ce li hanno, però no, non è giusto dire che una prova
la difficoltà dei giochi perché non sono veri. Team veri avrebbero un pochino di supporto, anche almeno un buffer lo giocherebbero. Potrei fare anche il full LR free to play, ora che ci penso, ma voglio aspettare di avere Metal Cooler tra 2 settimane ancora. Ci vuole una vita per Metal Cooler, una vita. Ci sta volendo per quel PG. È un parto. Ma stupido io che mi sono aumentato gli spazi il mese scorso. Che non voglio di usare gemme, devo aumentare i miei spazi in vista dell'imminente ormai Goku, dato che devo tenermi da parte di Urkai. Ora ho 14 milioni di spazi. Cavoli danni, vabbè, ci sta. Però cavoli danni. È il danno più alto che abbiamo ricevuto finora. Non ci metteremo nulla a recuperarlo, però cavoli danni. Poi anche perché tra poco andiamo in Dokkan. Dubito che vedremo trasformarsi i ragazzoni. Più che altro perché il team ha una marea di healing. Però se succedesse sarebbe divertente. Più che altro anche perché mi sa che gli unici PG che possono ricevere danno sono Gohan e i due Goku. Forse un po' Rosemasu, ma meh. Orb. Siamo curati 60.000 così. Va bene. Come curarsi gli HP in modo facile, veloce e intuitivo. In quello Goku LR rimane il top, eh. Come healer a oggi non ha rivali, poco ma sicuro. Avrei potuto mettere Broly al posto di Vegeta LR, ma perché? Ce l'ho full ability. Quindi, perché non giocarlo ogni tanto Vegeta LR? Lo gioco così poco. Dato che ho il blu ad ability alta. Ah, ecco qua. Ecco qua che tutte le mie turnazioni andranno a quel paese. È sempre bello lottare contro te, Omega, sempre bellissimo. Forse per... ah, no, vabbè, potevo prendere la sinistra, non ho notato che c'erano 2, 4, 8... tanti, 11 kill. Non l'avevo visto. Sono sempre reduce da 10 ore di lavoro, eh. E sto anche combattendo contro le zanzare nel mentre registro, dato che sono fuori in mezzo al verde all'attesa del treno. Per chi conosce la fermata di Via Larga di Bologna, ecco, non è la fermata, non è la stazione di Milano. È in mezzo al verde ed estate, un po' un problema. Io odio le zanzare con tutto me stesso, sono animali che meriterebbero il genocidio di massa. Uccisa. Ma finiamo, sono già di nuovo full HP, vabbè. Mi dicono difficile avere HP full con sto team, eh. Devo resistere 8 minuti al treno. Dannate zanzare della minchia. Altro che Zamasu e Feligiano. Oh, veramente una 18 chi. In realtà forse l'avevo già usata oggi, eh. Oh, ecco qua.
Non mi bloccare il centrale Gohan per piacere, ok. Che però sinceramente quanti raghi sei beccar Gohan? More, ti chiamo ora. Piccola pausa per chiamare Sara. Dicevamo, allora, io voglio seguire le rotazioni, davvero, però una parte di me mi dice che non è l'idea migliore del mondo questa. Me ne pentirò amaramente, lo so, posso immaginarlo. Posso immaginare che me ne pentirò amaramente. Sempre che non lo facciamo, sempre che non lo facciamo, un miliardo di anni lo uccidiamo. Avesse l'ability con LR, un critico costo suo, un doppio critico di Goku. Forse, forse. Additional special? Dai, Omega. Special su Goku. Sì. Ok, non ho più paura di nulla adesso. Non ho più paura di nulla. Mentre qui la special tocca Goku, siamo immortali di nuovo. Ci beccheremo i nostri 80.000 danni su Gohan LR, ma chi se ne frega. Siamo immortali. Prossimo turno abbiamo anche la bella recovery. Ah, vabbè, buono. Il 5 fa sempre su sporco lavoro. Vabbè, dai, qualcosina l'hai fatto. Abbiamo Rosemaso in turno, no? Sì. Cosco. Ok, Omega dovrebbe essere finito. Sono iniziati a pompare abbastanza, ragazzi, eh. Ten additional manco per sbaglio, Rosemasu? Oddio, no, non so, gli ho detto gli hanno tre barre con Veget, non credo. Milione e sei, non penso. Non ho altro da dire. Vabbè, adesso spariamo sull'Axa, dato che c'è questo momento in ogni rush. C'è questo momento in ogni rush. Nella scorsa era Goku Super Saiyan 3, in quella prima non mi ricordo. È passato troppo tempo dalla Rush 3. No, dalla Rush 2. Non c'era una prima, perché questi video li ho fatti Rush 3, Rush 5. Sono mai soffermato troppo sulla Rush 4. Che se non sbaglio cos'era? 5 Neo God? Non mi ricordo neanche cosa fosse. Fatta tipo 2-3 volte massimo. Sì, 5 Neo God mancanti era tipo. Ma comunque, ricreiamoci a nostra tua nazione. Ah, peccato, vabbè. E spaccamo a Gohan il Maronna, come direbbe Prescilla. Arriva il treno. Ci risentiamo una volta che sono dentro. O meglio, continuo a giocare, ma parlo una volta che sono dentro, che devo fare biglietto e tutto adesso. Thank you.
la la, tra la la, citazione mutandosa. Eccoci qua. Sa, guarda, dunque, allora, mi sono informato innanzitutto per quanto riguarda Fastweb, io ho letto che hanno provato a contattare e che non avete risposto. Allora, vabbè, finito. Finito, ok. Bello che è morto, ok. Creiamo cetronazioni e poi siamo a posto. Ormai è un classico del rush, no? Il treno, direi. Manca la rush Tournament of Power ancora. Ora continuo a farla. Stavo tergiversando su due perché mi mancava top. Ok. Grazie per avermi cambiato le orde, non motivo. Sempre a full vita, terrificante comunque, per quanto non sia performante come team, non sia nel top, così a caso col sentimento ho creato un team, per quello che funziona, sono totalmente inutili le due LR anniversario, Veget e Gogeta, totalmente inutili, sarebbe meglio metterci qualcos'altro perché hai troppo recovery HP perché diventino mai decenti. Però creare un team che tiene un Rosemasu e i due Goku fuori rotazione diventa carino. Ma a questo punto mi verrebbe da pensare. Pensa un attimo. Gohan LR Broly. Goku LR Majet. Che cavolo? Musiche random. Dicevo, Brawler Gohan, Goku LR Majeta, Orochimaru, i due Goku fuori rotazione. Oppure Goku LR Tarles. Dipende va. Non vuoi guardare se non può vedere, ho qua, il problema qui Final phase. Special, no. Ah, quante volte colpisce Rosemasu, mi diverto.
complimento. Primo danno così per il KK che riceviamo, ma così. Prego di stanni. Capitolte. Continua a dirlo. Capitolte. Continua a dirlo. Niente sorpreso. Pronto. Pronto. E andiamo a finire la rush. Tanto non ci arriva male. Invece col cavo qua. Thank you.
Cavolo, in realtà vorrei che questa musica sentisse di più, perché ci starebbe anche con sottofondo. Ecco, con l'unico momento un po' rompiscatole. Sì, va bene così. Come prima vogliamo di chiudere. Beh, questo è un problema. Ho fatto l'int. Sono solo un attacco. Ma iniziamo. Due golden, forse un turno ancora di buffo all'attacco, in quel caso un po' pericoloso, ma niente eccezionale. Sì, ancora un turno di buffo. Ecco, magari Zamasu, uno all'inizio, avanti sì. All'inizio forse non è il caso. Qua invece ci puoi anche stare. Crittate. Buon fare. Allora, adesso fase finale. Piafa. Intanto gli altri che fa anche lui, eh. Mi sono messi abbastanza avanti, quasi morto.
chiudiamo e andiamo contro ciofeca numero 2. Credo che ciofeca numero 1 non bastava, però dai, ciofeca numero 1 ci ho fatto trasformare, quindi magari un po' aspettiamo per ciofeca numero 2 ce la posso anche avere, anche perché non abbiamo tutti compiuto il battle, eh? Eccoci qui. Quanta grappa? Sempre che vada tutto a posto e finiamo tutto con il carissimo Veget. Namo namo namo. Allora, passiamo tranquilli, tanto c'è tanto tempo davanti a noi. Già sto bello che è morto. Sì, comunque dura un'esagerazione. Il team sul lato difensivo 10 più, assolutamente. Piano offensivo, bisogna fare quelle modifiche che ho detto, mettere con quella R, magetta. Tartas in realtà neanche troppo obbligatorio. E poi non so chi mettere a stare con Gohan. Broly pecca tanti danni, però penso che ti puoi permettere alla fin fine in sto team i danni, cioè non lo vedo come una limitazione assolutamente, quindi magari sarebbe da provare come versione. Questa è l'unica fase che può darmi problemi. Rettifico quanto ho appena detto. Ci ho sperato, ma ho visto questi danni. Ok, dai, siamo alla fine.
pensando infatti a fare danno, fanno più danni ai pugni, che è tristissimo. Qua chiudiamo tranquillissimo proprio. Dokkan di Vegeta e Larva ed è chiuso, se non erro. Dovrebbe essere chiuso. A far danno? Non penso ci riuscirà. Vai, vai. Anche se non dovrebbe shootarlo. Una parte di me dice che non lo shotta, una parte di me pensa che lo disintegra. Ah, ok. Avendo preso 3 milioni di HP non è morto. Da quasi un'ora comprendo con me stesso. Con questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata.